Su FC25 c'è una squadra storica che merita assolutamente un'operazione rinascita. All'interno giocatori giovani con un gran potenziale ma anche esperti. Tutto ciò la rende una squadra perfetta per un'operazione rinascita ma anche per una carriera da fare con molta tranquillità. Sto parlando del Deportivo La Corugna che si presenta alla prima stagione con questo 11 che ho già risistemato, ma come potete vedere parliamo di una squadra che in Serie B spagnola può assolutamente dire la propria. Dando un'occhiata alla Brosa ci possiamo accorgere che abbiamo un portiere molto forte ma che ha 33 anni e quindi è destinato a calare. Per la prima stagione in realtà potrebbe anche andar bene. La linea difensiva è composta da giocatori molto esperti, alcuni addirittura che si ritireranno. Abbiamo Brador in prestito dal Real Madrid e un centrale molto intrigante come Dani Barcia, che proverò a rendere titolare in questa operazione rinascita. Sulla destra invece non abbiamo niente di che, dovremmo sicuramente intervenire in questa zona di campo. A centrocampo tanti mediani e poi Charlie Patino, ma soprattutto sulla tre quarti, Mario Soriano. Speriamo possa crescere bene. Sugli esterni abbiamo Gauto, Meia, ma soprattutto Yeremay, 21 anni, 73 di overall. Questo diventerà una bestia. Qua davanti invece sono un po' dubbioso, perché oltre a Sanchez, che è un discreto calciatore, ha un buon potenziale, Perez è troppo in là di età, mentre Barbero e Buldini non è che siano un granché. Secondo me serve un attaccante che possa farci gasare. Non ho molti soldi, ho speso gran parte del budget per i preparatori. Mi restano 4 milioni, ma con la possibilità ancora di cedere. Mi tuffo sul mercato. Primo acquisto un terzino di destra, Ricard, penso si lega così, o Richard, del Granada, 24 anni, 73 di overall. Per queste prime stagioni può farci comodo. Se non ricordo male è in scadenza di contratto, quindi 3 milioni e 700 per provare a portarcelo a casa bastano. Preso Richard. Voglio prendere subito anche un altro portiere che possa mettere in difficoltà il nostro attuale Elton Leite. O lo scambiamo? Sapete ragazzi che io lo scambio, è un bel passo da un 77 a un 71, però Pascal Orez ha un bel potenziale, vediamo cosa riusciamo a fare. Ma sapete che io ci sto, è un grandissimo rischio che però voglio correre. Ecco l'attaccante di cui vi parlavo, Matteo Joseph, che tecnicamente è passato nel giro di un giorno dal Leeds United al Como, ma il Como là davanti ha troppi giocatori, non lo farebbero mai giocare, quindi ce lo pigliamo noi. Fabregas, te serve Herrera, Herrera più 3 milioni, che ne pensi? 3 milioni e 200, va benissimo. Chiudo il mio calciomercato con l'acquisto a titolo definitivo di Juan Carlos Gauto. Può esserci comodo come primo sostituto. Ha un buon potenziale, mi può giocare su entrambe le fasce e non ho mai soldi nella vita per riscattarlo. Pigliati Davo, per favore, dai. 1 milione più Davo. Perfetto. Questo dunque è il nostro calciomercato. Stiamo opportunamente trasformando Meia come ala di destra e chiaramente Gauto come ala di sinistra. Di base però la formazione si è indebolita, ma questo fa tutto parte di un percorso che credo e spero ci porterà, non subito, ma almeno nel giro di 2 stagioni, in Liga con una squadra molto molto forte. Una prima stagione davvero pessima per quanto riguarda l'overall allenatore. Ho visto tante sconfitte, veramente veramente tante, ma da qui vedo anche molte molte vittorie. Andiamo a vedere un attimo la classifica. Abbiamo vinto. Abbiamo... Com'è possibile? Ma com'è possibile, ragazzi? Vi giuro che no. Non è possibile, scusatemi. Ma io ho visto dei pessimi risultati. Cioè, su 9 sconfitte, 3 solamente a maggio, per esempio. È bastato. È bastato, ragazzi. La società però non è per niente contenta. Eppure noi siamo in Liga. Vediamo un secondo. Migliori marcatori, così, per curiosità. Meia è terzo con 19 gol in 42 partite. Mamma mia, quante partite. Per quanto riguarda gli assist, Patino. Ma si chiama Patino? Non è Patino. Vabbè, 13 assist per lui. Per quanto riguarda le reti inviolate, invece, il nostro, eccolo qua, Pascal Lorez, 7 reti inviolate. È diventato un 77 Lorez, più 6 punti overall. Di cosa parliamo? Escudero è in calo, ci servirà un nuovo terzino di sinistra perché non riscatteremo Brador. Bene Barcia, è diventato un 74 di overall, servirà un altro centrale da accompagnare a questo ragazzo. Richard è diventato un 77, ottimo. Qui a centrocampo invece Patino un 74, Villares un 75. Però su Patino ci dobbiamo puntare, raga. Soriano è diventato un 77, 8 gol e 5 assist. Yeremay un 77, benissimo. 18 gol e 6 assist. Meia, trasformato da ala, ha fatto un buon upgrade e in più è diventato un 78 con 20 gol all'attivo. Per quanto riguarda invece l'attacco, mi hanno pagato la clausola di Barbero. Non c'è più Barbero. Dove è andato Barbero? C'è solo Joseph e Sanchez. Joseph che è diventato 82, non è cresciuto molto, ha fatto solamente 2 gol. Mi hanno pagato la clausola di Barbero. No.
Barbero. È andata all'Almeria, beh, ci sarei andato pure io. Bravo. È già tempo di seconda stagione ed è già tempo di calciomercato. Considerato che siamo in Liga, adesso abbiamo 29 milioni. E dobbiamo assolutamente prendere un terzino di sinistra perché siamo troppo corti in questa posizione. Un altro difensore centrale. E poi dico la verità, a centrocampo potremmo anche giocarcela così. Il dubbio è l'attacco perché Joseph non può bastare. Spingiamo forte su questa fascia. Alvaro Carreras. In questo momento è al Benfica, ma non è il titolare. Potremmo dargli Rama per abbassare un pochettino le pretese. 13 milioni, una piccola clausola e vediamo un po' cosa ci risponde il Benfica. Che vuole 15 milioni e 300. Via! E allora andiamo a 14 milioni e 300. Grande acquisto. Il nostro futuro nuovo centrale si chiama Kike Salas. Siamo troppo corti in questa posizione. Un altro 74 serve come il pane. Però se non ricordo male è in scadenza. Quindi forse per 5 milioni ce lo portiamo pure a casa. Ci butto dentro anche sta pippa di Lopez. Vediamo un po'. Damn. È andata alla grande. Nepalesizziamolo. Con una clausola un pochettino più alta. 4 milioni e 700 bastano. Dai svincolati è arrivato anche Kike Perez. Centrocampista centrale, 28 anni, ci dà esperienza, 73 di overall. Come detto mi sarebbe piaciuto prendere anche un altro attaccante, ma il budget trasferimenti non me lo permette. Quindi per il momento questa è la nostra formazione. L'obiettivo è quello chiaramente di salvarsi e di non scendere nuovamente in Serie B spagnola. Ragazzi, io non so se mi sono salvato. Vi dico la verità, potrebbe esserci qualcosa di clamoroso. Andiamolo subito a scoprire. Mi sono salvato, grazie mamma. Mi sono salvato, arrivo quindicesimo. 41 punti, 10 vittorie, 11 pareggi, 17 sconfitte, 54 gol fatti, 65 gol subiti. Abbiamo segnato molto per essere comunque una squadra che si è salvata abbastanza agevolmente. Comunque parliamo di 11 punti sull'ultima posizione della retrocessione, quindi direi abbastanza comodi. Però abbiamo subito anche tantissimo e questa è la nostra smartacci di meia. Perché Lorenz non si è fatto nemmeno un punto overall. No, sì, se ne ha fatti 3 di punti overall, ricordo male. No, si è fatto 3 punti overall. Ciò che non mi convince, io vi dico la verità ragazzi, non è tanto la difesa centrale quanto più il centrocampo. Cioè io il prossimo anno voglio forse una diga addirittura più forte di questa formata da Patigno e Villares. Qua davanti invece cosa posso chiedere di più a Soriano, Yeremay e Meia? Guardate, lavorano i ragazzi. E anche Josef ha tenuto su baracca da solo praticamente. Il prossimo anno servirà un attaccante probabilmente più forte. E apriamo la terza stagione con una grandissima notizia. Meia è stato convocato con la nazionale spagnola. Wow, tanta roba. Abbiamo 23 milioni e... che parola, un po' pochi, porca miseria. Ci serve almeno un centrocampista e un attaccante. Voglio provare a dare spazio a Matthias Delorge nel nostro centrocampo. Non è fortissimo a livello di overall attuale, ma a 21 anni ragazzi può crescere molto in una stagione. In più è arrivato dagli svincolati Seiduba Sissé, 25 anni e 76, quindi comunque stiamo mettendo su un discreto centrocampo così. È arrivato il momento di salutare o Kike Perez o Mfulu. In realtà potrebbero andare via entrambi. Inseriamo Perez in questa trattativa. Più 12 milioni, forse un po' tanto. Vediamo un po' cosa ci risponde il Ghent. 13 milioni e 100, va bene, ci sto. Abbiamo un Joseph particolarmente fortunello, perché purtroppo, o per fortuna, qua in difesa, ragazzi, ci manca un nome. Non possiamo rimanere con Kike Sala e Dani Barcia. È arrivato un difensore centrale del Getafe, ex Getafe chiaramente, Juan Berrocal. 3 milioni e 650. Adesso comunque non abbiamo i soldi per prendere un altro attaccante. Preghiamo che Joseph possa crescere. Mettiamo Delorge titolarissimo e prepariamoci ad una stagione da mezza classifica, mi verrebbe da ipotizzare, forse qualcosina di meno. Questa terza stagione ci ha dato un risultato in mano decisamente clamoroso, ragazzi. Io mi aspettavo una decima, tredicesima posizione. Siamo arrivati quarti, siamo in Champions League.
qua davanti, Meia e Yeremay sono cresciuti veramente, veramente tanto. Dispiaciuto un po' per qualche giocatore che si è bloccato, perché Suriano potrebbe fare qualcosina di più di 82, poteva farlo. Eppure siamo ancora lì che facciamo fatica. Caro Joseph, però, te lo dico sinceramente, il prossimo anno non ti salvi. Non ti salvi nonostante i 23 gol fatti, non ti salvi nonostante i 23 anni. Però il prossimo anno, se vogliamo puntare alla vittoria della Liga, ragazzi, serve un 84 in attacco. Delorge, cresciuto molto bene, è diventato un 81, servirà un altro centrocampista al suo fianco. Per quanto riguarda la linea difensiva, io sono soddisfatto. Sì, servirebbe qualcosa di più, bisogna essere sinceri, però portiere compreso non posso chiedere troppo. La Champions League dovrebbe averci portato un po' di soldini. Così è, 67 milioni sono un buon budget. Se consideriamo che siamo alla quarta stagione, questi sono i giocatori che ho messo a seguire. Mi sarebbe piaciuto prendere Duran, ma potremmo non arrivarci con questo budget. Abbiamo invece Ugo Duro, che è in scadenza di contratto, e portarsi a casa comunque un 83 di overall a 35 milioni mi darebbe la possibilità poi di rinforzare il centrocampo con Paolo Bernardo. Quindi andiamo con Durissimo. Bene, che bella risposta da parte del Brentford. 37-3, dai che possiamo abbassarci. 35-3, 37, preso Ugo Duro. Siamo già in trattativa anche per Paolo Bernardo. L'unica strada per acquistarlo è inserire Seiduba, Sissé, come contropartita. Più 20 milioni possono bastare? 22 milioni e mezzo. Sono una barca di soldi e questo sarebbe il nostro secondo e ultimo acquisto. Dovrei riuscire a fargli lo stipendio, lo prendo. La titolare rimane comunque ottima, porca miseria. Dobbiamo cercare di riconquistarci la Champions e di fare un buon percorso, perché no? Secondo me i playoff ce li possiamo conquistare. Poi nelle prossime stagioni, se vogliamo puntare a vincere la Liga e soprattutto a vincere qualcosa in Europa, dovremo migliorare tanto, molto anche le seconde linee. Però guardate che bella squadra che stiamo costruendo. La nostra Champions League passa da Malmo, Midtjylland, Roma, Inter, Manchester City, Monaco, Porto e Dinamo Zagabria. Playoff possibili, secondo me. Qui le stagioni passano veloci e noi cresciamo, cresciamo, cresciamo. E siamo arrivati terzi, dietro. Stiamo arrivando, ragazzi. Un punto dal Barcellona, 7 dal Real Madrid, che è ancora tanto più forte di noi. Per quanto riguarda la Champions, però, i playoff li abbiamo raggiunti. Non solo, siamo passati direttamente agli ottavi. Siamo arrivati sesti, ragazzi. Facciamo paura. Agli ottavi poi abbiamo però perso contro il Bayern Monaco. Ragazzi, molto sfortunati, possiamo dirlo. Adesso da qua possiamo chiaramente capire chi va sostituito. Purtroppo, purtroppo, Barcia, occhio anche a Ricard, possono diventare primi sostituti probabilmente. E nient'altro, c'è bisogno di qualcosa di più. Nel frattempo Ugo Duro, che è diventato un 85, 29 gol stagionali. Meia è diventato un 89. Yeremay è diventato un 89. Le nostre due ali sono vicinissime al 90. Sono molto contento di questa accoppiata Bernardo Delorge. Bene, ragazzi, benissimissimo, anzi, mamma Carreras, come è diventato forte. Questi 91 milioni ingolosiscono, ma non voglio distruggere questa squadra. Voglio semplicemente intervenire per fare in modo che magari questi giocatori, già comunque abbastanza forti, possano essere delle prime scelte come sostituti. E a quel punto andremo a rinforzare notevolmente anche la panchina. Ed ecco dunque i miei due colpi di mercato. Lucas Beraldo, difensore centrale, 24 anni, 83 di overall. E Connor Bradley, terzino di destra, 84 di overall, a 25 anni. Volevo prendere Arnau Martinez, troppo costoso. Squadra dunque che si completa così. Mancano dei sostituti come ali, ma se vogliamo upgradare la squadra, ragazzi, è complicato spendere poco per giocatori con overall alti. Dovrei andare sui vecchiacci e sapete che a me non mi piace moltissimo. Quindi questa è la nostra formazione con la quale proveremo a vincere la Liga. E perché no? Magari ci togliamo qualche soddisfazione anche in Champions. La nostra Champions League passa dalla Juventus, con la quale abbiamo già perso, il Benfica, Lech Poznan, Napoli, PSG, Dinamo, Zagabria, Dinamo, oddio, perché in questo momento non mi viene? È la Dinamo Zagabria, sì, non so, ma come... Milan e Inter, ma... un po' too much, forse? Non pensavo sarebbe stato così difficile vincere la Liga, ma probabilmente neanche quest'anno ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Siamo arrivati terzi, 72 punti, ancora dietro Real Madrid e Barcellona, non siamo ancora a livello. Cavolo, ragazzi, io non vorrei andare a modificare ulteriormente questa formazione, perché ho paura di dover poi andare su giocatori troppo scontati. E qui ci troviamo davanti una formazione, secondo me, forte. Una formazione che la Liga la deve vincere.
una formazione che effettivamente è corta, quindi il prossimo anno ci concentriamo solo sulle seconde linee. Allora, così la titolare non la vado a cambiare. Abbiamo Jeremy, Meja, 91 di overall entrambi. Purtroppo i centrali non crescono molto, ma io non posso fare altrimenti, ragazzi. Io non posso andare a prendere sempre i soliti giocatori. Salas non è completamente bloccato, anzi mi può diventare un 85. Come Beraldo, qualcosina in più lo può fare. Alla fine Richard è diventato un 84. Chi ha giocato tra i due, scusami? Si sono cambiati parecchio. Beh, sono contento di questo. Patino mi ha chiesto la cessione? No, in realtà no. Però a centrocampo bisogna upgradare parecchio. Qua davanti Ugo Duro ancora segna tantissimo, bravo. Però serve anche qualche ala di riserva, effettivamente un pochettino più forte di Gauto. Per quanto riguarda la Champions, invece, non è andata male. Siamo arrivati 22esimi, abbiamo vinto i playoff contro il Francoforte. Agli ottavi abbiamo battuto il Bayern Monaco e ai quarti abbiamo poi perso contro il Leverkusen. Non sono riuscito a fare proprio tutto ciò che volevo, però è arrivato Pequé come riserva sulla tre quarti. 41 milioni, guardate quanti soldi servono per acquistare sti ragazzi. Lucas Bergvall dall'Atletico Madrid, 40 milioni, e poi è arrivato Luke Bacchio come ala di destra di riserva per 12 milioni e ho finito i soldi. Però a questo punto le mie seconde linee sono nettamente più forti rispetto alla scorsa stagione, quindi posso restare un pochettino più tranquillo. Mi sono bloccato un attimo perché ho visto che in Champions League stiamo proseguendo bene e anche, devo essere sincero, in Liga le cose sono positive. Siamo primi. Per quanto riguarda la... ok. Siamo arrivati 19esimi nel girone. Avevamo dunque i playoff. Abbiamo battuto il PSG, che pensavo fossero gli ottavi. E agli ottavi avevamo la Roma, se non ricordo male. Sì, totali di 3-5. Adesso abbiamo il Manchester City nei quarti. E io pensavo fossero le semifinali. Mannaggia i sandali. Quindi ragazzi, che famo? Andiamo a simulare. Vediamo l'andata. Sarà dura. Vinciamo 2-1. Orca paletta. Allora scusate un secondo, ma io il ritorno lo voglio andare a simulare dalla simulazione veloce, non dal calendario, non me fido. Sperando che i miei non siano troppo stanchi, perché chiaramente potremmo faticare. 2-1 non ci dà la possibilità... sono un po' stanchini. Di essere troppo tranquilli. Andiamo. 1-1. Riccardo, ti amo, Riccardo. Ti amo, cazzo, ti amo. Al 94esimo siamo in semifinale di Champions. Il problema adesso è la semifinale contro il Real Madrid, ragazzi. Guarda Ancelotti come ci sta indicando. Siamo fottuti, ragazzi. Siamo fottutissimi. Fottutissimi. Andiamo. 3-0? Ma 3-0 così secco? Ok, va bene, me lo piglio. Beh, a questo punto mi perdonerete se faccio il galletto, no? La vado a simulare da calendario il ritorno. Vediamo questa partita contro l'Atletico Madrid. 1-1, me lo accollo sto pareggio. Mi piace che spoilerino il risultato prima che nella vera simulazione. Vediamo il ritorno. Oddio, cosa è successo? Ok, totale di 4-2, per fortuna, va. Siamo in finale di Champions con il Deportivo La Corugna, raga. Di che parliamo? Sì, ma in tutto questo, contro chi siamo in finale di Champions? Nel frattempo battiamo anche il Real Madrid ed è una cosa molto positiva. Borussia Dortmund, signori. Ok, probabilmente è alla nostra portata. Ma voglio capire, siamo almeno campioni di Spagna, per l'amor del cielo? Fammi vedere. Intanto, Coppa di Spagna? Non ce la siamo portati a casina, vero? Mannaggia i sandali. La Liga. Sì, probabilmente saremmo stati campioni anche con la sconfitta contro il Real Madrid. Sarebbero stati 95, oddio, 95 pari sarebbero stati. Oh mio Dio, campioni di Spagna. Adesso testa la Champions League. Prima però, la nostra rosa quest'anno ha portato grandissimi risultati. Guardate che bella formazione. Non è devastante perché, per esempio, i nostri centrali non sono clamorosi. Lorez, però, invece è diventato un 87. Veramente, veramente un bel portiere. Carrera su un 89. Terzino di grandissima spinta. Salas mi ha sorpreso. Peccato perché volevo che il suo compagno di reparto fosse Barcia. E invece ci ha toccato Beraldo, che vabbè, non è male, ci mancherebbe. Qui sulla destra io vorrò provare Richard, vi dico la verità. Forse dovevamo puntare su di lui. Alla fine è diventato un 85, però è una bella coppia di terzini. Peccato per Patinho. Sicuramente bene Bernardo, sicuramente bene Delorge, sicuramente bene Bergvall. Però sono due o tre calciatori che conosciamo abbastanza bene. Chi magari non conoscevamo bene è Mario Soriano, che poteva fare qualcosina di più visto che è titolare dall'inizio. A parte che c'ha dei bicipiti che sono devastanti, però veramente, veramente
un giocatore intrigantissimo. Perché lo proveremo meglio una prossima volta. Yeremay, ragazzi, è diventato 92, di che parliamo, dati impressionanti. Statistiche quest'anno, 22 gol e 13 assist, impressionante, assolutamente. Anche Meia, che diventa un 92 con 17 gol e 12 assist all'attivo. Ugo Duro è diventato un 90, lo conosciamo Ugone, tanta roba. A questo punto, amici, per chiudere bene, cuffiette alle orecchie, per giocarsi questa finale di Champions League contro il BVB, siamo stanchi da fare schifo. Ma va bene così, alla fine in panchina ci porteremo Richard, così riusciamo a provarlo, no? Oh yes, andiamo in campo, serve sul pezzo, forza, Deportivo La Coruña. L'obiettivo di questa operazione rinascita era chiaramente la Liga, però portarsi a casa pure la Champions League e fare un doubletino non mi dispiacerebbe per niente. Intanto qua gran palla recuperata da Carreras, e gran palla persa sempre da Carreras. Bernardo, per Mario. Attenzione a Soriano, c'era il gran movimento di Ugo Duro, non sono riuscito a servirlo perché stavo guardando da un'altra parte. Soriano se ne va lo stesso, Soriano accelera, Soriano steso! Per me questo è rosso per Schlotterbeck, ragazzi. Soriano va in porta. È rosso. Espulso Nico Schlotterbeck, siamo un uomo in più. E Soriano le batte le punizie, eh. Soriano! Bobel, la palla resta lì e poi sarà calcio d'angolo. Ma che palla è questa per Vitor Roque? Io non posso credere che il BVB è avanti. Non ci posso credere. Che gol mi ha fatto Roque? L'abbiamo recuperata. Questa è un'ottima occasione. Ancora Mario Soriano. Niente. Anton mi ha chiuso. È passato ancora Vitor Roque. Il destro su Beraldo. Non riusciamo a recuperarla però. Ancora Oliveira. Pensavo sarebbe stato un pochettino più semplice col BVB in 10. È vero che sono scopertissimi, eh. Se riusciamo a rubargli il pallone, si riparte bene. Però che casino, ragazzi. Bravo Carreras. Saltalo, saltalo in tutti i sensi, Carreras. È stanchissimo, devo cambiarlo. Ancora Carreras. Speriamo non si spacchi. Ragazzi, accompagnate però. Guduro. Ma no, vabbè. Che brutta palla. Allora, mettiamo Richard. O Richard. Qui forse dovremmo fare dei cambi. Togliamo Meia e mettiamo... Che mettiamo? Oh, ma dove è andato Pequé? Ma dai Pequé, eccolo qua Pequé. Io ci provo anche a rubargli il pallone, ma... non è proprio semplice. Lorez, grande parata. Come basterebbe recuperare un pallone. Uno che sia uno, è che non ce la faccio. Guarda che roba. Guarda che cazzarola di roba. Dai Lorez, tiella! Tiella! Sono bravo Gerry Scotti! Guarda che roba! Guarda che roba, Richard! 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 Attenzione, Richard! Richard! Oh, me lasci? Me lasci sta? Me lasci? Leo! Madonna, ragazzi! Follia, eh! È una Royal Rumble, cioè... Questa è roba da rosso pure questa! Gliel'ha dato! Ragazzi, BVB in 9. Riuscirò a pareggiare? E perché no? Attenzione, c'è spazio. Perché? 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 1-1, perché? Guarda. Mamma Lorez, grandissimo Lorez. Sì! Sì, è buono! Goduro! Kubel, non posso crederci. Attenzione perché c'è ancora Bradley. Che può metterla in mezzo. Tocco di mano. Tocco di mano. Dai ragazzi. Forse ce la siamo sgavagnata in qualche modo. Bisogna segnarlo. Yeremay. Quanto è grosso Kubel? Yeremay. Delors. Dove c'è Bernardo? Niente. Possiamo prenderla noi o deve per forza prenderla? Mamma mia, Turam! Ha preso questa da solo, circondato. Si va ai supplementari. Io non posso crederci di andare ai rigori col BVB in 9, dai ragazzi. E poi sai qual è il bello? Sapete qual è? Che fanno possesso palla. Perché trovano sempre uno libero, non si sa come sia possibile. Dovrebbero essere tutti marcati e invece trovano sempre quello libero. E adesso c'è spazio per noi però. Mario Soriano, perché? Perché? Al centro, Luke Bacchio. Non tira, non ha tirato.
fatto, ragazzi. Kukebakio, scusa, mi sono sbagliato. Ciao. Metterei anche Gauto al posto di Eremai. Bravo, Richard. Guardalo! Perché? 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 Cagata. Perché? Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Farà un possesso palla, ma non riescono più a rendersi pericolosi. Dietro chiaramente sono scoperti. Finisce qui, signori. Doblete per il Deportivo La Corugna. Non solo campione di Spagna, anche campione d'Europa. Con un po' di fatica, una finale senza senso. Ma abbiamo ricostruito una squadra che merita assolutamente la vostra attenzione. Tanti giovani interessanti, Soriano, Eremai, Meia e anche altri giocatori che non sono riuscito magari a far crescere possono darvi delle soddisfazioni. Questa effettivamente è una squadra un pochettino segreta. In pochi ne parlano di questo Deportivo La Corugna ed è una squadra storica che merita assolutamente, come già detto prima, la vostra attenzione. Chi la alza? L'alza Mario Soriano con noi dall'inizio. Due bicipiti che fanno la mia coscia. Un singolo bicipite fa la mia coscia, assolutamente. Alzala Marione, alzala. Il Deportivo La Corugna è campione d'Europa. Ragazzi, a questo punto io vi saluto. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa operazione rinascita. Mi sono divertito moltissimo. È stata tanta roba, secondo me. Migliore in campo? Perché? Migliore in campo? Perché? Con 10 in pagella. Bravo Mario Soriano. Bravi tutti in realtà. Mi dispiace per Eremai che ha sbagliato il rigore, però. È un ottimo giocatore. Fatemi sapere cosa ne pensate. Alla prossima.